La morsa della crisi economica unitamente al proseguimento della pandemia colpisce duro e sta strozzando i lavoratori nelle imprese di pulizie, come possiamo vedere alle mie spalle. Questa mattina riuniti in Piazza del Popolo per manifestare il loro disagio e per chiedere a grande voce il rinnovo di un contratto che non arriva da ben 7 anni. I lavoratori, supportati naturalmente dalle 3 sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, chiedono a gran voce di poter mantenere il loro posto di lavoro, chiaramente, di un aumento della retribuzione, un mantenimento della malattia ed ovviamente le massime garanzie sanitarie e di sicurezza. Sono 7 anni e mezzo che c'è un ritardo nel contratto, nella stipula del contratto. Avevamo posizioni ovviamente lontanissime, le parti datoriali volevano in questo rinnovo annullare i diritti dei lavoratori. Abbiamo lottato per questo, abbiamo fatto un lungo periodo di scioperi e siamo arrivati fino a marzo e aprile del 2020 in piena pandemia, specialmente per la provincia di Pesaro, dove i lavoratori si sono spesi, hanno lavorato con diligenza e con al pari passo degli operatori sanitari, ma non si vedono riconosciuto il loro diritto. Da giugno a settembre erano riniziate le trattative e avevamo condiviso le parti su cui intavolare la discussione e invece abbiamo registrato un dietrofronte della parte datoriale, delle associazioni datoriali, ritornano sulle vecchie posizioni e addirittura disdettano gli appuntamenti presi, per cui non ci restava altro che ovviamente aumentare la nostra protesta e arrivare fino allo sciopero, e continueremo in tal senso fino a quando non vedremo rispettati i diritti dei lavoratori. Ci troviamo oggi di nuovo insistentemente a rivendicare questo diritto, il diritto per delle lavoratrici e dei lavoratori che risultano invisibili ma che nei fatti e nella pandemia sono diventati assolutamente essenziali, assolvono un lavoro importante, puliscono e sanificano i luoghi di lavoro, gli ambienti di lavoro, a cominciare dagli ospedali, alle case di riposo, ma negli uffici, nelle scuole, nell'università, in molti uffici pubblici, ma anche nelle realtà private. Sono lavoratori spesso in appalto, con un salario bassissimo e pochissime ore di lavoro settimanale. Lavoratori, un lavoro sfruttato e ancora ancorato, diciamo, a diritti e una retribuzione, ripeto, che da oltre 7 anni e mezzo non viene rivalutata. Quindi noi oggi con forza rappresentiamo al prefetto le nostre istanze affinché le rappresenti per nostro conto al Ministero e in tutte le province d'Italia e a livello nazionale le lavoratrici e i lavoratori si astengono dal lavoro. Il contratto multiservizi interessa circa 600.000 lavoratori a livello nazionale, per le Marche sono circa 3.000. Circa un 70% è lavoro svolto da donne. Donne che spesso hanno contratti part-time di poche ore, che lavorano su più sedi di lavoro e a volte sommano contratti di 5-10 ore di lavoro, retribuite circa 7,80 euro l'ora, a volte attività anche con carichi di lavoro pesanti, faticosi, parliamo di lavoratori delle pulizie che garantiscono quindi l'accessibilità dei luoghi di lavoro quali scuole, uffici, supermercati. Parliamo anche però di operatori che sanificano ospedali e case di riposo. Siamo qui per chiedere con forza il loro rinnovo contrattuale, il rinnovo del contratto multiservizi.